E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Spero possiate perdonarmi per non essere stato con voi in live oggi ma... Proprio per farmi perdonare, eccomi qua con un bel flash update, dove facciamo il punto in modo breve, conciso e diretto sulle cose importanti che c'è da sapere. Quindi andiamo a vedere la chiusura settimanale di Bitcoin, la partenza di questo inizio settimana, partenza abbastanza briosa, guidata soprattutto dalla notizia dell'elezione in Argentina di un presidente che si definisce pro -Bitt Bitcoin. anche se come andremo a vedere tra poco questo presidente, questo neo presidente ha luci e ombre, non è proprio ecco questa personcina perfetta e quindi andiamo a capire un po' meglio di, eh, di chi si tratta e come potrebbe impattare per l'appunto in futuro su bitcoin. Non è l'unica notizia importante di oggi perché abbiamo l'airdrop di Pete, primo airdrop su Solana di una serie che per ora ne vede due, il prossimo è Jupiter, ma in tanti già si chiedono quale potrebbe essere il prossimo addirittura c'è chi parla di una airdrop season su Solana, quindi andiamo un po' ad approfondire anche questo tema. Poi notizia freschissima di queste ultime ore, abbiamo una possibile risoluzione dell'indagine criminale degli Stati Uniti nei confronti di Binance, che era uno degli elefanti nella stanza di questo periodo, possiamo dire, perché a seconda dell'esito no, di questa indagine poteva andare Può andare bene o può andare male, e sappiamo che, essendo Binance un colosso nel settore cripto, questo impatterebbe indubbiamente tutto il mercato. Ecco questa possibile risoluzione, per quanto decisamente esosa per Binance, si parla di 4 miliardi e probabilmente ci sarà anche tutto un contorno di condizioni. Potrebbe essere comunque una notizia, tutto sommato, positiva perché se si riesce a lasciarsi alle spalle. Tutta questa storia senza particolari danni sicuramente si può tirare ecco un respiro in più non è finita qui, abbiamo anche novità lato ETF, mancano, attenzione, 51 giorni alla data finale, alla scadenza decisiva dove la SEC dovrà rifiutare oppure accettare il primo ETF e quindi di coda con buona probabilità anche gli altri, dove non può più appunto rimandare la decisione e nel frattempo c'è un dialogo che sembra che stia andando avanti in modo costruttivo e positivo. Con vari fund manager ci aggiorniamo anche su questo e infine, oltre alla nostra analisi della price action di Bitcoin e del mercato in generale, andiamo a vedere anche qualche bella offerta del Black Friday che gu non guasta sicuramente mai. In questo periodo abbiamo eh, un po' di promo, insomma, per varie piattaforme, device legati al mondo cripto. Quindi partiamo subito dalla notizia. Eh, Penso più rilevante, ovvero le elezioni presidenziali argentine. Ma prima mi raccomando, lasciatemi un bel like se vi gasano sempre questi contenuti, se vi piacciono questi flash update o anche solo per dire ragazzi, io c'ero, io sono sul pezzo. Sapete quanto conta per me il vostro like e la vostra partecipazione. Inoltre, se volete rimanere sempre sul pezzo, mi raccomando, iscrivetevi al canale in modo da essere aggiornati ogni giorno con i nuovi contenuti su tutto ma proprio tutto quello che c'è da sapere sul mercato cripto detto questo partiamo ripeto con le presidenziali argentine Javier Milei è il nome del nuovo presidente eletto proprio questa notte con la maggioranza dei voti Presidente che si definisce pro Bitcoin. Per quale ragione pro Bitcoin? Il motivo è che in passato Milei ha rilasciato delle dichiarazioni molto contrarie alle banche centrali, contrarie alle politiche monetarie argentine. E mi viene da dire, è difficile no? non essere eh, critici nei confronti delle politiche monetarie che questo paese ha imposto negli anni: il, il valore del peso parla da sé, oserei dire, e di fatto ha ha elogiato Bitcoin come, vedete la definizione è questa, naturale reazione all'uso della moneta legale, sfruttata dai politici per truffare il popolo attraverso appunto la politica monetaria. Quindi tutto questo sistema delle banche centrali è un qualcosa in cui lui non crede. Motivo per il quale uno dei primi propositi da neoeletto presidente che eh, mi vuole mettere in pratica è l'abolizione della banca centrale argentina. E l'abolizione di conseguenza della loro moneta che è il peso, ma attenzione: non per un bitcoin standard, non per utilizzare bitcoin come in El Salvador come moneta a corso legale, ma per soppiantare, eh, al mettendo al posto del peso, niente po, po' di meno che il dollaro americano. Quindi di fatto, Lasciatemi dire una cosa, passiamo da una banca centrale a un'altra, non è che così facendo eh, evadiamo dal sistema delle banche centrali e quindi viene da pensare ma... Non è che tutti questi bei discorsi sono discorsi più propagandistici e più politici che altro, perché non dimentichiamo che Javier Milley in primis è un politico e in quanto tale ciò che dice e ciò che fa sicuramente ci sarà un abisso, no? Dai, sappiamo come sono i politici, quello che dicono e quello che fanno ben spesso c'è eh, un abisso no? in mezzo. E quindi, insomma, vediamo se eh, queste parole erano più per demagogia, più per eh, prendersi il favore del popolo o comunque per riuscire a fare strada, a fare carriera politica. E vedremo poi di fatto quanto riscontro reale ci sarà da un punto di vista eh, del, dell'utilizzo anche davvero di un'alternativa alle banche centrali. Che non sia solo il passaggio dal peso al dollaro. Perché si sì, sicuramente eviti eh, di. di, di come dire, addossarti i danni dell'iperinflazione che avevi prima, tuttavia rimani nel sistema Fiat che tanto hai criticato? No? Quindi capite bene che. Non lo so, mi sembra che ci sia veramente tanta politica e tendenzialmente dei politici è meglio non fidarsi troppo, questa credo sia una lezione che generalmente vale. Bitcoin tuttavia ha reagito eh, bene, nel senso non si parla di un pump fuori di testa, si parla di qualche punto percentuale di rialzo che proprio questa notte a cavallo dei risultati delle elezioni si è visto, perché magari il mercato prezza la possibilità che facci a vedere in futuro qualcosina di pro-Bitcoin possa fare davvero e comunque un paese come l'Argentina sicuramente avrebbe una rilevanza, una risonanza maggiore rispetto all'El Salvador ma è ancora speculazione perché per il momento di bitcoin standard in argentina non se ne parla si parla solo di dollarizzazione quindi ovviamente rimaniamo coi piedi per terra rimaniamo sui fatti e vediamo che cosa poi ci riserverà il futuro io vi chiedo anche a voi per curiosità cosa ne pensate di questo neopresidente insomma che impressione vi fa qual è il vostro giudizio così a caldo fatemelo sapere nei commenti anche cosa vi aspetta da lui e che impatto potrebbe avere su Bitcoin, così come sempre ci confrontiamo. Chiusa quindi questa parentesi, io direi che possiamo andare a fare un rapido eh, update su Bitcoin, che in realtà sarà veramente rapido perché non ci sono particolari aggiornamenti da un punto di vista di struttura di prezzo dopo la chiusura di questa settimana. Abbiamo un'altra settimana in realtà che chiude in verde alla fine. Dopo un po' di eh, battaglia no? tra domanda e offerta, vedete la candela è rimasta all'interno del range alla perfezione. Non abbiamo sweep dei massimi, non abbiamo particolari movimenti. Infatti i volumi tutto sommato sono contenuti, sono modesti. Abbiamo un tentativo di ritracciamento. Vedete che è stato assorbito in maniera pronta e repentina dalla domanda e alla fine la chiusura ha confermato la situazione attuale. Quindi la serie di candele verdi continua: 1, 2, 3, 4 e 5. Quella che è iniziata oggi potrebbe essere la sesta. Gli scenari di fatto rimangono i medesimi. La partita si gioca ancora sul time frame giornaliero, dove vedete questo movimento è ciò che si è risolto nella lower shadow molto lunga sulla candela settimanale, nella sorpresa conseguente con chiusura, poi addirittura in verde. Di fatto, se vogliamo proprio essere super pignoli, questo vedete va a configurare un sotto range, cioè di fatto il range grande che è questo tra la nostra zona di offerta settimanale e la zona 33.004-33.009, si può dividere in due. Con un range middle che si trova a 35.500 e vedete che nella parte bassa abbiamo questo range sempre sul giornaliero, nella parte alta quest'altro. Che è compreso soprattutto, vedete, dalla spazzata che c'è stata proprio in queste giornate. Tuttavia, eh, si tratta veramente di complicarsi la vita, cioè non c'è particolare senso a meno che uno non operi veramente su time frame, brevissimi e rapidissimi, con dei trade super speculativi, di stare a fasciarsi la testa a guardare i range sotto range di fatto la struttura che abbiamo è sempre delimitata dall'alto dalla nostra zona di offerta e dal basso da questa area vedete di domanda eh, che deline delineano questo range che eh, nel quale appunto il prezzo si sta muovendo fino da più o meno un mese con un Trend nel frattempo lento ma rialzista come vedete. In alto abbiamo come resistenza, ripeto, la zona di offerta e un retrogusto rialzista che continua a galoppare in quella direzione, con ogni tanto qualche inciampino, con un open interest che lo avevo guardato prima, vedete ha degli alti e bassi, quindi ogni tanto si gonfia, poi si risgonfia ed è il classico no, open interest da falsi movimenti, open interest da range, che eh, come vedete non ha una fase di espansione in corso. Cioè è rimasto abbastanza statico negli ultimi, proprio nella fase durante la quale ci stiamo muovendo all'interno di questo range. Proprio per questa ragione, questa è una delle prime cose, come sempre, da osservare. Da un po' che non lo refresho andiamo a darci un'altra occhiata giusto per vedere, ma nelle ultime ore, vedete si è abbastanza stabilizzato. Quindi occhi puntati, come sempre, sull'open interest per anticipare potenziali movimenti elastici, movimenti insomma, di volatilità e turbo e poi ovviamente si va a vedere la direzionalità dello stesso. Ora siamo molto vicini, vedete, alla zona dei massimi, quindi andare a stuzzicare la liquidità qua sopra sicuramente potrebbe innescare un po' di turbolenza e lì sarà interessante vedere se questo sweep poi verrà assorbito con una candela rossa oppure con una candela eh, tutta shadow, che di fatto va a denotare come l'offerta di nuovo abbia una certa pressione no, sulla situazione di prezzo attuale, oppure se questo potrebbe addirittura scatenare un um, scatenare la domanda che magari al momento è rimasta silente, e eh, trascinare tutti insieme il movimento verso nuovi massimi locali e quindi di fatto verso un breakout da questo range. Se facciamo un breakout i prossimi livelli chiave, Vedete sono 42.004, quindi tocca rasarmi i capelli per davvero. Adesso non mi vedete, ma io un po' li ho tagliati perché ero veramente in preda al panico con la situazione di, di, di lunghezza completamente ingestibile però non mi dispiacerebbe, insomma, per i 40k questo è altro, <ride> chiaramente il meme prima di tutto. Target 42.4 e 46.8 sono target molto ambiziosi perché di fatto, come vedete, eh, andiamo a recuperare sempre più terreno nella zona di bull market, la zona vedete di top anche pre-bear eh, market del 2022, e ciò che accade tuttavia se continuiamo a salire così è che andiamo di fatto inesorabilmente in iperestensione, perché? Già adesso abbiamo 5 candele verdi settimanali a fila. Siamo estesi, ma non troppo, se così la vogliamo dire. Se andiamo di nuovo, immaginatevi a finire così e eh, capite che poi il movimento diventa parabolico e ahimè. Eh, poi il ritracciamento conseguente eh, può diventare più lungo. Comincia a entrare in gioco la FOMO. Delle dinamiche di questo tipo, e insomma, di solito è, è meglio evitare accelerazioni così troppo repentine, tuttavia. Eh, il grafico parla da sé, stiamo a vedere quale scenario si realizzerà e alla fine si agirà di conseguenza. I, mh, le condizioni sono quelle, quindi di eventuale attacco ai massimi locali con eh, spinta e sostegno da parte della domanda. Lo scenario invece di eh, range eh, prevede l'offerta che ci riporta verso il basso, la perdita se così vogliamo della zona alta del range e il target principale, quindi il range low 334. 4339. Se poi andiamo a perdere anche lui, inizia il ritracciamento effettivo, quindi non più range dopo le gap ma range e poi ritracciamento target principale 31 32000 i soliti insomma quindi eh, sì non volevo essere particolarmente lungo su questo perché di fatto piccoli aggiornamenti lì in alto sul settimanale ulteriore chiusura eh, dove la forza della domanda si palesa sempre di più ma di nuovo non è che ci siano tutte queste novità soltanto per il momento conferme e un attimino di eh, pausa perché la leg up chiaramente non è più non ha più l'estensione delle candele precedenti che erano delle candelone belle piene c'è un po di battaglia domanda offerta ma per il momento ripeto la domanda è sempre in vantaggio sul mercato delle altcoin anche qui abbiamo un po di pausa abbiamo la dominance che negli ultimi giorni vedete sta respirando e di fatto le altcoin sono un attimino in consolidamento vedete anche la anche solana che ha dimostrato tantissima forza negli gli ultimi giorni vedete che con quest'ultima resistenza sta un attimino litigando quindi sarà interessante vedere se ritraccerà dopo questa estensione oppure se deciderà di utilizzare questa resistenza per trasformarla in supporto e continuare a rialzo e questo lo capiremo ovviamente eh, in base ai primi livelli che andremo ad attaccare. Anche qua poi ci sono tutta una serie di potenziali setup eh, che si può mettere in gioco. Setup anticipatori con invalidazione chiaramente in caso di lower low sul giornaliero. Setup che aspettano il breakout. Ce ne sono veramente tutta una serie in base proprio alla, alla propria operatività. Setup nel caso in cui facciamo il breakout. Anticipatori sul retest del supporto successivo eccetera 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 l'importante è sempre avere setup idea di trade quindi ciò che è il nostro scenario ideale e invalidazione ovvero il livello al quale che, cioè che ci dice ti sei sbagliato chiudi il trade qual è la cosa importante per il resto eh, continuiamo con le notizie perché bnb guardate oggi è uno dei protagonisti e prima uno di voi mi ha scritto ma scusa cioè Vogliono multare per 4 miliardi Binance e BNB sale. Come, come caspita è possibile tutto ciò? Beh, la realtà è che questa non è una brutta notizia a tutti gli effetti, perché come vi dicevo eh, prima nell'intro, il caso contro Binance è un po' un elefante nella stanza. Cioè, da quant'è che ce lo portiamo dietro questa, questo, questa spada di Damocle no? del Dipartimento di Giustizia che potrebbe fare causa penale nei confronti di Binance, cominciare a dire no. Questa cosa eh, congela i conti. Fai qui, fai là, cioè. Comunque sappiamo che gli Stati Uniti quando vogliono rompere le scatole lo fanno eh, in maniera abbastanza pesante. No? Quindi lasciarsi alle spalle questa causa, questa possibilità di causa, perché di fatto non è stata formalizzata causa penale, altrimenti sarebbe già scalata no, la situazione. Lasciarsi alle spalle la possibilità che eh, gli Stati Uniti, il Dipartimento di Giustizia, eh, formalizzi una causa penale. Con Binance sarebbe assolutamente un alleggerimento, non da poco. Certo, non può finire tutto a tarallucci e vino perché, comunque, l'indagine è in corso. Stanno cercando di capire. L'indagine ha dei, capi, dei potenziali capi d'accusa: come vedete, di riciclaggio di denaro, violazione delle sanzioni. Si parlava di eh, possibili movimenti con la Russia, con paesi sanzionati per l'appunto, e addirittura frode bancaria. No, questo è un po' le, le, i possibili capi d'accusa che potrebbero essere mossi nei confronti dell'exchange nell'ambito. Di questa indagine e le possibilità quali sono? Appunto, la formalizzazione della causa, quindi l'indagine, poi Binance si deve difendere, vengono obbligati a magari fermare alcune operazioni, gli si complica parecchio la vita ed è lo scenario peggiore. Dall'altra parte c'è il cosiddetto settlement, ovvero ci mettiamo d'accordo, patteggiamo. Io ti pago una multa, magari Sisi smetterà di essere il CEO di Binance, si dimetterà o addirittura verrà indagato lui. Qua nelle possibilità, vedete, nelle delle negoziazioni, c'è la possibilità che Sisi, eh, CZ, CZ, potrebbe essere indagato lui stesso per eh, accuse penali, tra l'altro, no? E quindi c'è ancora da capire, questa è ancora una cosa molto vaga, no? Bisogna capire effettivamente cosa accadrà. E questo lo sapremo probabilmente nelle prossime settimane, perché qua dice che eh, questo patteggiamento potrebbe essere ufficializzato addirittura già a fine mese. Quindi eh, si parla di, di poche settimane. E eh, ragazzi, questa credo che sia una delle storie da seguire, dei casi da seguire, più importanti in assoluto per eh, la, la, il mercato in generale. Perché ovviamente una cosa che impatta Binance, che è comunque un exchange, eh, una realtà tra le più grandi in assoluto, per non dire la più grande in assoluto, sicuramente ha anche un impatto sull'intero mercato. Quindi ripeto: scenario migliore è che lo si risolve con una multa. Che adesso qua si parla di 4 miliardi, ci saranno patteggiamenti, ci saranno appunto delle negoziazioni. Non è che si dice fai così, ok. Cioè, ah, fai... Noi chiediamo questo, Binance magari dirà dalla parte sua ci saranno i loro legali. No, facciamo così, così. Cosà. Ci sarà appunto un po' di negoziazione e patteggiamento. E alla fine si spera, si eh, otterrà un eh, agreement, quindi un, un accordo. Che eh, volterà pagina su Binance, magari, ripeto, finirà accusato Sisi. Sì, sì, e eh, finalmente insomma questa, questa cosa viene, viene fatto il settlement questo sarebbe sicuramente lo scenario migliore e questo è il motivo per cui al momento eh, BNB viene, viene un po' da ridere ma è così BNB ha reagito positivamente come vedete alla notizia questa è stata la prima reazione un po' di petto no, del mercato che lasciarsi alle spalle una cosa del genere non sarebbe sicuramente una cosa negativa anche su questo ovviamente ci aggiorneremo io vi ricordo ragazzi se volete essere essere aggiornati in tempo reale su tutto ciò che accade nel mondo cripto, abbiamo parlato spesso anche di airdrop, di tantissime cose, adesso è importantissimo essere sul pezzo e sapere tutto nel momento stesso in cui accade, mi raccomando seguiteci su Telegram, vi lascio il link in descrizione, come vedete ci sono tutte le notizie, le analisi, ciò che muove il mercato, cose da sapere, airdrop, come ottenere gli airdrop, tutte le novità, quando vengono listati eccetera eccetera, in tempo reale. Quindi ragazzi, è gratuito, vi lascio il link, il linkozzo, anzi, in descrizione. Quindi, eh, caso Binance, vediamo, ne seguiremo gli sviluppi davvero importantissimo, io lo definisco l'elefante nella stanza, questo è veramente un caso non da poco, non di leggera importanza, e adesso procediamo con un argomento un po' più piacevole, un po' più positivo no? per il mercato e per Bitcoin, ovvero l'ETF. Mancano 51 giorni oggi è il 20 novembre la scadenza finale è il 10 di gennaio, giusto dopo le vacanze natalizie, saranno vacanze natalizie interessanti se già non si saprà qualcosa magari prima ma eh, ragazzi 51 giorni alla scadenza finale la scadenza per cui la SEC dovrà dire sì o no agli ETF spot, è la scadenza finale dell'ETF spot di ARK e vale un po' anche per tutti, funge da riferimento per tutti perché se ne approvi uno con buona una probabilità li approvi tutti perché sono tutti proposti nello stesso modo se ne rifiuti uno li rifiuti tutti e quindi eh, è la data che ci fa tremare Tremare, ma eh, diciamo che le cose sembrano andare nel verso giusto perché stiamo seguendo anche qui un po' alla volta la situazione SEC e fund manager che sono in dialogo perché sono in dialogo perché continuano ad arrivare degli emendamenti, delle modifiche delle proposte di ETF. L'ultima è proprio di oggi, da parte proprio di ARC21 Shares, che eh, aggiunge alcuni dettagli come eh, c'è stato un leggero aumento della fee mi pare, o non so se non è era neanche specificata, 0,80% sarà la fee eh, che viene, viene pagata mh, per la gestione del fondo, poi ci sono altre, vedete, altre piccole cose, diciamo, eh, disclo risk disclosures, eccetera, eccetera, che però a noi non ci interessa esattamente che cosa viene scritto, no? Ci interessa che queste modifiche non è che se le inventano, eh, con buona probabilità sono frutto di un dialogo. Ne abbiamo parlato anche nella live di venerdì, vi ricordate? Che era una, bu detto, una buona notizia per Bitcoin. Caspita, tutti questi emendamenti significa che c'è un dialogo attivo, un processo costruttivo. Non ti ignoro e poi ti eh, rifiuto. No, è un processo costruttivo. Fai così, guarda, devi scrivere quello, guarda, devi fare quell'altro. Si era partiti con l'aggiunta di l'esplicitazione di Coinbase come custodio, e poi si è arrivati no, dettaglio dopo dettaglio a tutte queste piccole cose che di fatto fanno capire che c'è un dialogo aperto. E questo lascia pensare che la famigerata data del 10 di gennaio, o magari anche prima, potrebbe riservarci una sorpresa positiva. Dall'altra parte non diamo mai nulla per scontato, questa è una cosa da imparare in maniera assoluta, mai dare nulla per certo, quindi attenzione perché se il 10 di gennaio dovesse arrivare una notizia inaspettata si parla di 90%, no? ormai tutti parlano di 90% perché gli analisti di Bloomberg, questo Eric e un altro di cui non ricordo il nome, ma ormai sono loro che ci aggiornano su tutto il caso ETF, hanno sempre parlato di 90% di possibilità di approvazione. Che è praticamente un quasi totalità, no? E quindi. Immaginatevi un rifiuto, no? il mercato ne risentirebbe in maniera importante, ci sarebbe un inciampo non da poco e mi viene quasi da chiedervi: voi cosa fareste se lo rifiutassero e il mercato d'ampasse così? Giusto per curiosità, per stuzzicare un po' il nostro pensiero, i pensieri che vogliamo reprimere, ecco, proviamo a stuzzicarli un po', vediamo. Comunque niente, attenzione anche a questa cosa perché è, insomma è una strada che sembra essere eh, nella giusta direzione, ma infatti... Bitcoin, come vedete, ha una price action in questo periodo che al di là di, del presidente, del neo presidente argentino, che a mio parere, è ciò che dovrebbe importare di meno a Bitcoin in assoluto no? i cambi di vertici politici. Il discorso degli ETF invece adesso vediamo se ci fa pure il pump in diretta così giusto. Per darci il ciao proprio il giorno che non facciamo la live, ma al di là di tutto, vedete che eh, la struttura rialzista confermata. Di Bitcoin no, eh, prezza di fatto scenari positivi, quindi occhio alle sorprese. E, e questa è un po' la situazione attuale. Uh, ultimo ma non ultimo Pit oggi ha debuttato sul mercato a 34 centesimi circa quindi come da stime prelancio se vi ricordate noi osservavamo i futures quanto lo prezzavano e più o meno ci hanno ci, sono, ci hanno azzeccato no? davano tra i 30 e i 40 centesimi è stato un airdrop bello ghiotto questo in tanti l'hanno preso era relativamente semplice da prendere giovedì no giovedì niente perché giovedì perché si chiama Jupiter in realtà non è giovedì ma noi stiamo seguendo anche quello di Jupiter, che è un Dex di Solana, abbiamo visto che farà un airdrop a un milione di address. L'eligibilità e, e quant'altro verrà rivelata ufficialmente nei prossimi giorni/barra prossime settimane. Anche lì noi lo stiamo seguendo giorno dopo giorno. Mi raccomando, venite su Telegram che lì vi condivido sempre le ultime novità. Abbiamo eh, tutti i dati che ci sono, li abbiamo già condivisi lì. E quindi vedremo. E questo apre le porte per molti a una possibile Solana airdrop season: no? già si parla perché come vedete il TVL su Solana. È aumentato parecchio, è aumentato negli ultimi, negli ultimi giorni, è passato da 600 e qualcosa milioni di dollari a un miliardo e uno perché comunque eh, crea fomo, non ci sono cavoli, no, crea fomo. E questo come vedete, soprattutto sui principali protocolli, aumenta il TVL perché uno dice magari faranno l'airdrop anche loro. E quindi è veramente caccia a quale sarà il prossimo grande airdrop su Solana dopo Jupiter e dopo Pete. Le possibilità sono ovviamente sui protocolli con un certo spessore, con ormai certi volumi a TVL, che non hanno ancora un token. E quindi eh, su DeFi Lama, nel caso, potete trovare qualcosa che vi può stuzzicare. Ci sono anche vari thread su X che eh, ipotizzano quale sarebbe il prossimo. Poi magari gli snapshot sono già stati tutti fatti e quant'altro, però insomma vedremo, vedremo. Nel frattempo, tra l'altro, ci sono anche alcuni protocolli che hanno reso farmabile l'airdrop che hanno ottenuto loro, come ad esempio Radium, se non ricordo male, che è uno dei decks appunto su Solana, questo è dedicato a chi magari è interessato a farmare, vedete che Radium eh, va a dare, eh, vedete, dei pit. Alla se ogni settimana, su alcune coppie di scambio come PitSol e Pit USDC. Quindi insomma anche questi protocolli distribuiscono i loro pit, non se li tengono loro ma li distribuiscono e vanno a incentivare liquidità, questo sicuramente andrà a giovare sul TVL, andrà a giovare sull'ecosistema Solana che potrebbe comunque vedere anche una bella spinta, no? un'attrazione un di liquidità proprio da questa nuova narrativa degli airdrop che vale la pena secondo me seguire con attenzione. Ultimissima cosa poi giuro vi saluto, vi lascio in pace, il Black Friday riserva come vi dicevo un po' di prom interessanti e sorprese interessanti eh, su TradingView, per chi di voi è interessato agli abbonamenti eh, pro di questo software, che è il software più potente per l'analisi dei grafici, si arriva a sconti fino al 70%. Gli abbonamenti pro servono per funzionalità in più, layout grafici in più, indicatori in più e soprattutto la possibilità di programmare bot automatici. Avevamo fatto un video sul come si fa a collegare TradingView con l'Exchange tramite PineScript che è veramente potente come motore di scambio. Scripting e di automazione dei trade. Inoltre c'è l'immancabile Black Friday di Ledger che offre un cashback in Bitcoin, purtroppo non con Bitcashback, ma per conto suo. In particolare, sull'acquisto di un Nano S Plus, 20 dollari di Bitcoin, ogni acquisto vi dà un voucher eh, riscattabile su Ledger Live che vi regala 20 dollari di Bitcoin, un Nano X, 30 dollari di Bitcoin, e il pacchetto, il bundle Nano 2 che è un Nano S e un Nano X insieme, che eh, ovviamente hanno un prezzo più basso della somma dei due, ti dà anche 50 dollari, che invece è la somma dei due, di Bitcoin eirdroppati. E per adesso è quanto, ovviamente ci saranno altre offerte, presumo, noi ci aggiorneremo giorno dopo giorno su Telegram come di rigore con tutto ciò che accade, amici! Io di nuovo vi chiedo scusa se oggi, con poco preavviso, vi ho paccato, come si dice dalle mie parti, la live. Ma eh, ogni tanto insomma, qualche impegno, qualche, niente di, di che è eh, solo proprio il voler fare qualcos'altro. E quindi eh, niente vi faccio il flash update giusto per tenervi insieme a me. Sul pezzissimo. Noi ci rivediamo. In realtà, mercoledì, eh, vi dico già che non saremo live neanche mercoledì, lo so, sono terribile. Ma perché mercoledì, c'è uh, il primo meetup della community di Coinbase Italia eh, a Milano e, e quindi niente, io sarò lì a, a conoscere i, gli ambassador, i ragazzi di Coinbase Italia e purtroppo niente live, venerdì invece ci sarò e promesso faccio il bravo, venerdì ci vediamo. Quindi ragazzi io vi faccio un carissimo saluto, vi auguro di cuore una buona serata e noi ci rivediamo nei prossimi giorni con i video, eh? non è che vi lascio senza, in live venerdì. Di nuovo un saluto, a presto!